Il Museo Memoriale della Libertà, un parco storico e un luogo di memoria. Si trova tra Bologna e San Lazzaro di Savena, lungo quella stessa via Emilia che fu percorsa nel lontano 21 aprile 1945 dai soldati polacchi e del generale Anders, i primi alleati che liberarono effettivamente la città. Come testimoniato proprio lì vicino dai cimiteri di guerra polacco e del Commonwealth. In quest'area, oltre al contatto con la natura, si è immersi veramente nella storia. Qualsiasi cosa ci circondi, riporta sempre alla memoria la figura autrice di tutto ciò, Edo Saloni. Di lui e del museo ho deciso di fare parlare tre protagonisti, il primo dei quali è proprio suo figlio Arturo. Sono Arturo Anseloni, in questo momento so rappresento, sono il presidente del Museo Memoriale della Libertà. E, diciamo, la mia storia eh, parte diciamo, abbastanza da lontano, io sono nato nel 1953, e quindi in questa famiglia fondamentalmente di Floro Vivaisti, dove eh, mio padre eh, con altri componenti della famiglia provenivano già da un'azienda una, un già avviata nel 1922, fra il 1922 e il 1925, sempre nel comparto delle piante eh, forestali all'inizio e poi frutticole e poi dopo ornamentali. Dur dopo la guerra nel 1945, nel 1946, soprattutto nel 1947, non c'erano le possibilità di meccanizzare l'agricoltura in generale, ma anche il florovivaismo. Quindi, eh, mio padre con la passione dei motori, probabilmente eh, tramandata da mio nonno che nel 18 era motorista eh, degli svadi, questi aerei che erano su Avenaria Reale, cosa fece? Cercò di meccanizzare uno per migliorare e togliere la fatica ai lavoratori che era pesante, due per aumentare la velocità di produzione e dove andava a trovare questi mezzi? Nei campi Arar. Eh, io ne ho visti la fine di alcuni perché poi dopo finirono, quindi soprattutto mi ricordo il campo di Livorno, Camp Derby che, che esiste ancora e quindi si acquistavano GMC, Dodge, Jeep, eh, Alftrack, cingolette come si chiamava una volta, che servivano poi una volta portati a casa trasformati a lavorare nelle aziende. Quindi piano piano questi mezzi poi vennero utilizzati fecero il loro corso e non vennero venduti, vennero ottenuti, vennero quindi venne creata automaticamente una piccola collezione. Negli anni 60, 70, 80 l'azienda progredì, divenne grande, si cambiarono i mezzi, però questo aspetto della, della passione sui mezzi militari soprattutto americani ma anche te, italo-tedeschi, solo che i mezzi italo-tedeschi erano molto più difficili da trovare, qualcuno si trovò e che ancora abbiamo nella collezione, fra cui uno è quello dove siamo adesso. E, e poi dopo si continua anche la parte florovivaista ma anche la parte della passione delle, delle automobili, eh, sia civili, mio padre per motivi di lavoro fece molti viaggi dal 58, mi sembra negli Stati Uniti andare avanti. Ma direi che quasi ogni 7-8 mesi, un anno forse anche meno andavano negli Stati Uniti, quindi per carpire questi segreti, soprattutto sulla produzione di piante e là era la patria del motorismo, delle macchine, dei motori e quindi anche qui poi di pari passo vennero comprate delle automobili, venne iniziata un embrione di collezione che poi dopo divenne ancora più grande. A proposito di mezzi. Neanche il tempo di salutare questo meraviglioso Greyhound che è appena arrivata Carla collaboratrice del museo che ha lavorato al fianco di Edo per ben vent'anni. Ci troviamo all'interno della zona segreteria del Museo Memoriale della Libertà, il museo sulla seconda guerra mondiale voluto da Edo Ansaloni nell'aprile del 2000, è un uh, luogo che viene definito un uh, nonno virtuale da noi perché comunque Edo Ansaloni ha voluto come idea per questo museo di far capire alle nuove generazioni che non hanno davvero più magari un nonno fisico quelle che sono state le brutture della guerra. Edo era una persona estremamente eclettica e che vedeva avanti, per cui infatti vent'anni fa questo era sicuramente una realtà avveniristica. Il museo è estremamente difficile come presentazione perché non è così immediato riuscire a far cogliere quello che sono i valori che riesce a trasmettere a livello sensoriale. Nel museo sono state ricostruite cinque scene, noi li definiamo diorami a grandezza naturale perché obiettivamente come in un modellino... Sono stati ricostruiti in scala 1 a 1 cinque momenti salienti della seconda guerra mondiale. Chi viene qua eh, viene catapultato veramente da una strana macchina del tempo attraverso luci, rumori. Eh, voci particolari, messaggi particolari, viene catapultato nel 1944, fino diciamo al 15 febbraio del 1945, quindi cinque momenti veramente importanti per quella che è stata la storia alle nostre porte, perché comunque è tutto tra Bologna, Bologna-Centro e l'Appennino, comunque la linea gotica. Allora, il museo si compone, oltre appunto i cinque diorami, di una visita a tutta una collezione di mezzi militari estremamente importanti. Viene coadiuvato da un filmato girato personalmente dal dottore Edoan Saloni, unico a filmare l'ingresso dei polacchi, unico a filmare fondamentalmente la liberazione, in un certo modo con questo taglio estremamente personale e dinamico di un giovane. E che è una parte fondamentale della visita stessa del museo, e poi il tutto diciamo collima forse anche a livello emotivo su quella che è la visione di un originale carro deportati all'interno del carro. Insieme ai reduci che avevamo dei campi di Mauthausen, purtroppo adesso non c'è più veramente nessuno, ma negli anni collaborando con loro. Abbiamo creato un ambiente con delle fotografie abbastanza crude e anche su pellettili per far capire il viaggio che subiva comunque una persona che veniva catturata per poi essere deportata a un campo. Negli anni, perché ripeto oramai è vent'anni che comunque vivo il museo, ci siamo resi conto, non importa l'età, eh, forse è legato più alla sensibilità di ognuno, di come chiunque reagisca a questo che è stato definito un parco delle emozioni eh, in maniera particolare, perché eh, molti comunque ci dicono che poi gli viene la voglia di eh, leggere cose di cui non sapevano. Insomma, un patrimonio storico e di emozioni indescrivibile, ma il museo non è solo questo. Che dire dell'archivio Ansaloni? Durante il mio stage mi sono occupato anche di quella che viene definita ricognizione archivistica. Per capire meglio cosa sia, ho intervistato un esperto che mi ha dato appuntamento presso l'Archivio di Stato di Bologna. Ci troviamo alla, nella sede della Sovrintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia Romagna, che è un organo periferico del Ministero dell'Interno. Le Sovrintendenze sono organismi poco conosciuti che si occupano di archivi, appunto, biblioteche, sia pubblici che privati, esercitando compiti di tutela e di valorizzazione. Quindi eh, il compito prevalente, diciamo nel caso specifico eh, relativamente al museo e all'archivio di eh, Ansaloni, è quello di verificare in questa fase, siamo in una fase di verifica, l'importanza di questo archivio privato finalizzato appunto a eh, proteggerlo, salvarlo e arrivare a dichiararlo eh, un bene nazionale. In ehm, questa sommitendenza ci sono più eh, naturalmente storici, archivisti che lavorano, io mi occupo ehm, di un'area territoriale, io sono Mauro Maggiorani, mi occupo di un'area territoriale che è la Romagna e poi mi occupo di alcuni archivi tematici, tra cui anche gli archivi d'impresa, perché l'archivio eh, di famiglia Ansaloni e anche un archivio di impresa legato ai vivai Ansaloni. Il mio rapporto con Edo è il rapporto di una persona che eh, entra in qualche modo a visitare le raccolte di Edo ancora eh, fine anni 90, inizio 2000, eh, quando, viene, quando nasce il museo eh, da appassionato di storia, appassionato di storia della guerra, ma anche di storia locale. E dunque, in quella fase in cui Edo stava un po' facendo partire con i collaboratori, che ancora oggi ci sono, le attività anche museali, didattiche, le prime visite, eh, io mi come dire fu interessato a collaborare con loro per eh, fare una sorta di rete tra archivi comunali, quindi carteggi, materiale sui bombardamenti e quello che al museo si poteva vedere. Quindi le scuole potevano fare questo tipo di attività. Attraverso queste Rapporto diciamo, professionale su progetti è nata anche una relazione che io credo di poter chiamare di amicizia perché ci siamo spesso confrontati. Eh, io Edo, su quello che era l'attività del museo, un museo che è bene ricordare, è un museo assolutamente privato eh, ed è una cosa come dire, curiosa, soprattutto per una città come Bologna, no? che ha una città medaglia d'oro della Resistenza. Con una presenza nella nostra realtà geografica, appunto legata alla, alle vicende del, 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 della guerra, della liberazione, tra le più importanti, con la linea gotica a ridosso dei nostri pochi chilometri dalla città, mentre nasce un museo privato, che è appunto il Museo Memoriale della Libertà, su iniziativa di un singolo, di un individuo privato, che potremmo dire ha scavalcato il pubblico, eh, realizzando un vero museo, mi sento di dire, perché. Museo è credo anche dato non solo dal digitale, ma è dato in gran parte dai reperti che ti racconta una storia e una ricchissima raccolta di materiale è bellico, è intendendo con questo appunto le parti legate alle, eh, ai mezzi militari. E poi stiamo scoprendo attraverso il lavoro in corso, appunto, sull'archivio privato e l'archivio d'azienda, anche un importante archivio cartaceo che va anche quello a integrarsi al museo e andrà integrato al museo in una logica come dire anche di valorizzazione di quell'ambiente che sia un po' più 360 grandi eh, probabilmente questo museo è bello anche per questo perché ha dei momenti di diciamo lentezza che forse permettono alla tua mente al tuo cuore di sintonizzarsi e eh, di recepire cioè non so se tutto quello che è sempre di corsa poi ti permette di apprezzare edo credo che avesse capito che il buio il silenzio il, il tempo desse all'essere umano la possibilità appunto di calarsi in quel momento che stava vivendo. Grazie a una passione per la fotografia, alla passione anche per l'epoca potremmo dire anche in qualche modo a livello individuale, un po' pionieristico, no? l'uso di eh, strumenti come le videocamere, parliamo degli anni 40, eh, Edo diventa a 20 anni un eh, fotoreporter e videomaker potremmo dire. È un po' antelittera, ma in una stagione in cui le foto, se non ne venivano fatte degli studi professionali, raramente o comunque molto poco esisteva questo tipo di produzione. Per cui, appunto, noi abbiamo eh, materiale fotografico e cinematografico prodotto da Edon Saloni, eh, di momenti particolarmente importanti della, della storia di Bologna, che rimangono un patrimonio per Bologna. Come lui ricordava e mi ricordava sempre, che il 21 aprile del 1945 per lui è stato il più grande giorno della sua vita, come per tanti, quindi ci ha tramandato: uno, sicuramente la tenacia, due, la competenza tecnico-scientifica, perché per fare il nostro lavoro di floro-vivaismo lui voleva sempre il massimo. Non ultima, lui aveva un grande piacere sulla divulgazione. Lui diceva che le scuole, i ragazzi i giovani dovevano sapere, aveva paura che si perdesse questa memoria su Bologna ma in generale nel mondo e quindi lui era un grosso divulgatore, anche quando venivano le scuole faceva lui diciamo, questi racconti.